Come tradizione comanda, Apple ha presentato il nuovo iOS, nello specifico siamo arrivati ormai alla decima versione, siamo ad iOS 10, un aggiornamento per iPhone, iPad e iPod Touch che in effetti introduce tante novità e rivoluziona tantissime cose che erano diventate praticamente un punto fisso per il sistema operativo di Cupertino. Nello specifico oggi vi farò vedere il nuovo blocco schermo di iOS 10, un blocco schermo che è stato totalmente rivoluzionato sia per quanto riguarda l'interfaccia grafica che per quanto riguarda proprio la user experience e che introduce delle novità veramente molto interessanti che lo rendono anche molto più funzionale. Io sono Dario Calendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. iOS 10 sarà caratterizzato da un blocco schermo tutto nuovo con tantissime novità. La prima e forse la più importante è relativa all'attivazione del display del dispositivo che col nuovo sistema operativo diventerà del tutto automatica e rileverà quando lo smartphone o il tablet verranno sollevati da una superficie. L'attivazione della fotocamera con uno scorrimento verso sinistra è ancora presente, ma la novità che risalta di più all'occhio del nuovo blocco schermo di iOS 10 è una nuova interfaccia grafica accompagnata da un nuovo metodo di sblocco. Per accedere al dispositivo, infatti, non sarà più necessario effettuare il tipico slide to unlock, ma sarà necessario premere fisicamente il tasto home. E questa è una conferma che il nuovo iPhone 7 e il nuovo iPhone 7 Plus continueranno ad utilizzare un tasto home fisico. Qualora non si premesse il tasto home, ma si avesse il display attivo, sfiorando il Touch ID si accederà ad una sezione tutta nuova del blocco schermo, una sezione con la quale è possibile accedere ai widget di iOS, anch'essi caratterizzati da una nuova interfaccia grafica più invadente ma molto più chiara. E con i quali è possibile interagire sia con un tocco che sfruttando il 3D Touch nei dispositivi che ne sono dotati. Nella versione finale di iOS 10, cioè nella versione che sarà disponibile quando il sistema operativo sarà disponibile per tutti gli utenti e non in beta come nel nostro caso, per eliminare tutte le notifiche visualizzate nel blocco schermo, sarà semplicemente necessario interagire con il 3D Touch dei dispositivi compatibili premendo forte sul display e scegliendo la voce elimina tutte le notifiche. Un'altra novità del nuovo blocco schermo di iOS 10 e la presenza della barra delle ricerche. Si tratta della stessa barra che fino ad iOS 9 era accessibile con uno slide verso sinistra nella home di iPhone e iPad, con la quale è possibile effettuare ricerche spotlight tra applicazioni, messaggi, contenuti presenti nello smartphone oppure nel web. Inoltre, con la nuova barra delle ricerche sarà possibile attivare Siri premendo l'icona a forma di microfono ed effettuare quindi le ricerche con la voce. È chiaro che il nuovo blocco schermo anticipa quella che sarà la sezione destinata a widget in iOS 10, una sezione che non sarà più accessibile effettuando uno swipe dall'alto verso il basso per attivare il centro notifiche, ma che sarà accessibile dall'estrema sinistra della schermata home di iPhone e iPad e che sarà personalizzabile grazie ad una sezione dedicata delle impostazioni di iOS 10, nella quale sarà possibile attivare o disattivare widget disponibili e riposizionarle in base alle proprie esigenze. Tutte le modifiche effettuate nelle impostazioni widget di iOS 10 saranno poi visibili sia nel nuovo blocco schermo di iOS 10 che nella sezione widget a dispositivo sbloccato. Vi ricordo che iOS 10 sarà disponibile per tutti entro il prossimo autunno, si tratta più o meno dello stesso periodo nel quale in effetti sarà venduto il nuovo iPhone 7 e il nuovo iPhone 7 Plus. Tanto ormai lo sappiamo che il periodo di rilascio del nuovo iOS coincide spesso con il periodo di vendita del nuovo iPhone. Io sono Dario Calendo, l'appuntamento è al prossimo video di Tech Fanpage e ai prossimi video nei quali vi farò vedere tutte le novità più importanti di iOS 10.